Silvia Toffanin dice addio al suo amato Verissimo? Il patron di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, ha presentato la sua nuova trovata. Una delle conduttrici più amate della televisione italiana è senza alcun dubbio lei, Silvia Toffanin. L'artista originaria del Veneto ha all'attivo una carriera tra le più ricche di sempre, costellata di tanti e incredibili successi. Diventata famosissima quando era ancora molto giovane, nel corso degli anni Silvia Toffanin si è affermata grazie al suo innegabile talento. Dal ruolo di letterina a passaparola, è passata alla conduzione, affermandosi come regina indiscussa di Canale 5 grazie al suo celebre programma Verissimo. Nel suo salotto, la Toffanin ospita ogni settimana personaggi famosi provenienti dall'Italia e dal mondo, per la gioia del grande pubblico che la segue da anni. Oggi tutti conoscono Silvia Toffanin non soltanto per i suoi successi in campo televisivo, ma anche per l'enorme fama che ha conquistato come personaggio pubblico a tutti gli effetti. Lo sanno bene i tantissimi fan che la seguono ormai da anni, e che non possono più fare a meno della sua gentilezza e professionalità. Eppure, la Toffanin potrebbe lasciare Verissimo per dedicarsi ad un altro programma. Ma che cosa bolle in pentola per lei? Silvia Toffanin, la nuova avventura dopo Verissimo. Secondo quanto riportato da Mediaset Infinity.mediaset.it, la Toffanin è al centro di tanti incredibili progetti. La conduttrice di Verissimo non abbandonerà il suo celebre show, come molti temevano, anche se la trasmissione andrà in vacanza per un po'. Ma la bella Silvia non resterà con le mani in mano ed è già pronta a lanciarsi in una nuova ed elettrizzante avventura nella quale è stata inserita proprio dal compagno Pier Silvio Berlusconi. Si tratta di La Ruota della Fortuna, il game show che per anni è stato condotto da Mike Bongiorno. In occasione del centenario della nascita dell'iconico presentatore, Canale 5 ha deciso di riproporre il suo programma più famoso. Al timone ci sarà l'amatissimo Gerry Scotti, affiancato dalla Toffanin, da Orietta Berti e da Cristiano Malgioglio. Le regole del gioco sono le stesse. Protagonista del gioco è l'immancabile ruota, divisa in spicchi ognuno contenente un premio o un'istruzione diversa. I concorrenti in gioco dovranno azionare la ruota e completare la frase sul tabellone cercando di scoprire il maggior numero di lettere che la compongono. Alla fine di ogni manche, i giocatori rimasti passeranno al turno successivo. La Ruota della Fortuna si basa sul format di un celebre programma americano, Wheel of Fortune. Il programma è stato portato in Italia dal rinomato Mike Bongiorno, che è stato alla conduzione del game show per ben 14 edizioni.